Allora, adesso toglieremo il coperchio, la scocca, sempre dalla parte dell'hard disk. Sopra c'è questo adesivo che è per la garanzia, però è scaduto, quindi si può togliere. Una volta tolto questo adesivo, c'è un gommino sotto che io ho già tolto, però. Troverete questo gommino sotto. Dovete poi toglierlo. Una volta tolto il gommino ci sarà una vite dentro. Dentro questo buco ci sarà una vite e dovrete svitarla. Una volta fatto, la fate scorrere la scocca verso sinistra e lo alzate. Adesso qua bisogna smontare 9 viti.
sono questi tipi di vite adesso, anche che sono molto lunghe, ma anche queste qua che sono piccoline. Anche medie. Queste vite che non si smontano, non capisco perché.